Va all'avvocato penalista Elena Fabbri il premio Eccellenza Donna 2021 per la provincia di Pesaro Urbino. Un premio che un anno fa fu assegnato alla scenografa Angelica Sbrega di San Costanzo e che in una seconda edizione tenutasi in cerimonia ristretta per le limitazioni vigenti ha premiato nella sala Adele Bei della provincia l'impegno in prima linea della Fabbri nei tribunali e in quotidiane azioni di volontariato in aiuto alle donne e ai minori vittime di abusi e violenze. In primis perché l'avvocato è anni che si occupa proprio della violenza contro le donne, ma non solo come professionista, ma anche come volontaria della nostra associazione Gens Nova e sta avendo tantissimo successo. Fra l'altro il nostro avvocato è riuscito anche a costituirsi parte civile a Bibbiano, su 19 associazioni ne sono rimaste due. È un grande successo, lei fa tutto questo come volontariato ed è da ammirare perché è anche una grande professionista, di conseguenza trova anche il tempo per fare del bene a tutte le donne che si rivolgono a lei. A consegnare il premio è stata Cristina Cannas, responsabile provinciale del Dipartimento Tutela Vittime Fratelli d'Italia, dipartimento che da 2 anni assegna il riconoscimento su scala nazionale a donne particolarmente distintesi nell'aiuto alle fasce deboli. Premiata per il 2021 la scrittrice psicoterapeuta Maria Rita Parsi, ma Eccellenza Donna è un premio che si ramifica in ogni provincia. Ad applaudire la scelta pesarese di Elena Fabbri, il partito Fratelli d'Italia, rappresentato per l'occasione dal dirigente nazionale Antonio Baldelli e da Giacomo Toccacieli, presidente provinciale di Gioventù Nazionale. Abbiamo proprio scelto Elena per le sue battaglie, per il suo coraggio, per la sua determinazione che ogni giorno nelle aule dei tribunali pone in essere per difendere dalle ingiustizie i più deboli, che è vittima delle ingiustizie sia sociali che giudiziarie, di violenza e quant'altro. Di conseguenza Elena è un vanto per il nostro territorio e noi che il nostro territorio da sempre lo difendiamo con le nostre battaglie in difesa dei diritti di tutti, dalla sanità alle strade provinciali e nazionali che sono un colabrodo, difendiamo i diritti di tutti i cittadini e appunto abbiamo scelto Elena proprio perché nel concreto ogni giorno nelle aule dei tribunali difende i diritti di chi ne ha veramente bisogno, che è vittima di violenza e di ingiustizia. Da sempre comunque mi occupo di tutela delle donne, di violenza di genere e di violenza comunque delle fasce deboli. Ho già ricevuto altri premi precedentemente anche a livello nazionale, ma per me oggi è una grande emozione perché la mia provincia mi riconosce comunque l'attività che faccio sul territorio. E per me questo è veramente importante e soprattutto è importante penso per le donne che sono vittime di questo tipo di situazione, perché possono sapere che c'è una professionista a loro disposizione in modo completamente gratuito che le aiuta e può dare dei consigli per tipi di situazioni che sono veramente gravi. Quindi noi vogliamo prevenire certi tipi di situazioni che purtroppo occupano oggi le prime pagine delle cronache nere nazionali e speriamo comunque di poterlo fare parlando ed aiutando le donne che sono vittime di questo genere di situazioni. Noi abbiamo un'associazione che è un'associazione nazionale che nasce nel 2004 ma ad oggi è presente anche sul territorio grazie ai soci sul territorio, grazie a me che sono appunto una professionista che si occupa di diritto penale, grazie anche alla delegata marchigiana che è Monica Panizza e io in qualità appunto di avvocato penalista metto a disposizione le mie conoscenze e la mia professionalità a tutta la cittadinanza.